Ciao gente, bentornati in questa avventura alla scoperta dell'Albania. Se non avete visto il video precedente, andate a recuperarvelo, perché quello di oggi sarà l'ultimo episodio. Io tornerò a casa, mentre Max proseguirà verso il Montenegro. Ora basta con le chiacchiere però, mettetevi comodi e godetevi questo nuovo video. Guten Morgen, andiamo a fare colazione qui sulla terrazza. Hello, good morning. Hello. Oh, sorry. Oh, don't worry. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mamma mia. La tenere. Sembra si sia presa la pioggia acida da quanto è sporca. Al bauletto, che schifo. Dai, ultimo giorno in Albania per me. Ne ancora uno. Per Max, penultimo in Albania e poi Montenegro. Bye bye. Tornante stretto. E poi un po' di San Pietrini. E poi tanti San Pietrini, esatto. Usciamo da sto groviglio di strade. Che puzza di frizione. Abbandoniamo Argiro Castro in direzione Saranda. E poi andremo verso Durazzo passando per lo Jogara Pass o lo Gara Pass con due L iniziali. Oggi sarà l'ultimo giorno in moto con Max. Io infatti prenderò il traghetto a Durazzo stasera e lui invece proseguirà verso Tirana e domani andrà alla scoperta del Montenegro. Lasciamo Argiro Castro alle spalle e imbocchiamo la SH78, allungando leggermente l'itinerario. Ma dagli scorci che abbiamo trovato, direi che ne valsa la pena. Siamo a Saranda, stiamo per rivedere l'Adriatico. Dopo l'inizio del viaggio, è ufficialmente una settimana che non vediamo il mare. Non sembra, ma dietro quella nebbia c'è il mare. Il cielo sembra avvolto da una foschia, che abbiamo solo in seguito scoperto essere la sabbia del Sahara portata dal vento. Ecco spiegato il lerciume sulle nostre moto. Superiamo il paese di Imare e iniziamo la scalata verso lo Jogara Pass, che ci avrebbe dovuto regalare uno scorcio montano sul mare, ma che per colpa della sabbia non siamo riusciti a goderci appieno. Sto morendo da ridere, te lo giuro. No, perché siamo tutti e due lì che continuiamo a sbarellare. È stra difficile star dritti. Sì. Certo, fermiamoci magari là. È fortissimo, fi.
dopo una breve sosta dal vento forte, riprendiamo il viaggio verso nord, passando per la spettacolare Vlore Bypass, che come appunto dice il nome, è la strada che permette di saltare la città di Valona. Pausa dal benzinaio, compriamo qualcosa al market e poi mangiamo lì che ci sono le panchine. Pranzo dei campioni, sneakers, pane, Pepsi. Forse è il primo che facciamo così lurido. Ultimo pranzo insieme al benzinaio di Valona. Adesso ci aspettano 100 km d'autostrada fino a Durazzo. Last ride together. Last ride fino a Durazzo. Last ride. It's been a long time. A few moments later. Siamo a Durazzo. Check-in. Va bene. Porto. See you settimana prossima. Come sarà? Oh yeah. Ciao Porto. Stai attento. Anche tu. Ciao Guzzi. Chiama. E mentre io faccio il check-in in nave, Max raggiunge la capitale Tirana, dove passerà la notte. A sto giro il casco per i controlli me lo sono tolto, mi sono messo tutto dietro, legando tutto con l'abus. Adesso facciamo i controlli di frontiera e poi andiamo alla nave. Non ho mai visto la nave così vuota. Prendiamo il sacco a pelo e saliamo. Mi sono piazzato nella stessa identica piazzola dell'altro giorno. Stessa cena dell'andata. Pane e padroli e una caramella come dolce. Mo aspettiamo che parta la nave, dovrebbe partire alle 7 e arrivare alle 11 domani mattina ad Ancona. Speriamo in dei controlli di dogana veloci. Buonanotte. Buongiorno mondo, stanotte il mare è stato un po' mosso ma tutto sommato sono riuscito a dormire. E la moto mi sembra molto più avanti di quello che era prima, credo che sia caduta. È probabile che o l'hanno spostata o è venuta avanti da sola o è caduta. A giudicare dal fatto che avessi questo spento, questo tutto girato e questo tutto storto, direi proprio che è caduta e si è anche fatta molto male. Che qua si è girato completamente. Che palle, per una volta che riesco a mettermi in pole position ancora non aprono. Siamo qua da 10 minuti. Oh, finalmente lo aprono dopo 20 minuti qua fermi. Bentornato in Italia. Ho sorpassato tutti i camion col cazzo che aspetto ancora. Facciamo il pieno 1.91 che è quello più economico e cerchiamo di arrivare a casa in un'ora di decente. Svuotiamo pure la tanichetta così riusciamo ad arrivare a casa senza fare il pieno. Comunque c'è un vento fottutissimo, veramente molto molto forte. Ci sta dando non poche noie. Vento che mi avrebbe procurato un bel mal di denti il giorno successivo a causa della tensione. E l'autostrada mi ha anche regalato un bel pezzo sotto la pioggia. Anche questa avventura volge al termine. Max ha proseguito per un paio di giorni in Montenegro, dove ha beccato molto più sterrato. E infatti, dopo questo viaggio, si è preso una tenere. Seguitelo su Instagram per le sue avventure. Spero che questo viaggio alla scoperta dell'Albania vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia venuta voglia di esplorare quei posti, conoscere quelle persone e mangiare quel cibo di persona. Come al solito, vi ringrazio per avermi seguito. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo viaggio qui sotto con un commento. Ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi per non perdervi le prossime avventure. Ciao!